Salve a tutti e benvenuti sul nostro canale, Il Pensiero Non Lineare. Sono Gianno Rinaldi, psicoterapeuta. Continua anche oggi il nostro affascinante viaggio nel mondo della psiche umana. In questa tappa del nostro viaggio viaggeremo leggeri, perché la nostra mente ha bisogno di un po' di ristoro, quindi riscaldiamo bene i nostri muscoli e prepariamo la nostra playlist preferita, perché oggi parleremo di benessere psicologico, musica e sport. Ma come per ogni tappa del nostro viaggio, il mio invito è quello di provare a rilassarvi prima di partire. Assumete quindi una posizione per voi comoda e confortevole. Adesso chiudete gli occhi, fate un bel respiro profondo, fatene un altro, e adesso che siete rilassati e tranquilli, siete pronti per partire. La musica può davvero influenzare i nostri stati mentali? La risposta è sì. Pensate che col suo effetto rilassante, la musica ci può far star meglio, modulando la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la temperatura corporea e la tensione muscolare. Per le donne in gravidanza, è provato che ascoltare musica può aiutare a trasmettere al feto un senso di quiete e tranquillità. La musica quindi è un toccasana per la salute psicologica, tanto da avere un grande impatto terapeutico, anche in alcuni disturbi psichiatrici, come la depressione, l'ansia, lo stress, e in alcune patologie e sindromi cliniche come i deficit di lettura, di apprendimento, come l'autismo, come la demenza, e le malattie neurodegenerative. Inoltre è provato che l'esercizio muscolare legato all'uso di uno strumento costituisce un'ottima e allo stesso tempo piacevole terapia riabilitativa, anche in pazienti che hanno subito lesioni motorie. Possiamo quindi tenerci anche in forma e aumentare il nostro benessere psicologico e fisico attraverso l'attività fisica o sportiva, accompagnati anche dall'ascolto della musica. Sì, perché le performance sportive migliorano addirittura con l'ascolto della musica, quindi camminare, correre, fare ginnastica o palestra al ritmo della propria musica preferita è veramente un'ottima idea. Dal punto di vista scientifico e dai risultati raccolti in diversi anni di ricerche, si può affermare che l'ascolto della musica interviene su molteplici meccanismi fisiologici. È in grado di influenzare l'asse ipotalamo-ipofisiario e del sistema nervoso autonomo, che sono le stesse aree cerebrali che gestiscono funzioni involontarie come il battito cardiaco, la digestione, è capace di modulare una serie di risposte metaboliche. Ed oltre a questo, la musica innesca anche la produzione di endorfine e di rilascio di dopamina nei centri neurali. La dopamina è il neurotrasmettitore che si occupa della produzione del piacere e come tale è identificato anche come neuroormone che innesca la produzione di endorfine, che migliora l'umore e condiziona il rilassamento. La musica quindi aiuta moltissimo a percepire meno la sensazione di fatica e quindi può aiutare tanto con il miglioramento delle performance. Sono tanti infatti i professionisti dello sport che utilizzano la musica per concentrarsi, per allenarsi e per prepararsi alle gare. In alcuni studi effettuati e pubblicati in questi ultimi anni, anche su importanti riviste di psicologia e sport, è stato osservato che la scelta della colonna sonora per accompagnare gli allenamenti non è casuale, ma è finalizzata ad indurre stati emotivi ben precisi nell'atleta. Alcuni giovani atleti, anche famosi, partecipanti ad una di queste ricerche, hanno asserito che la musica li aiuta a sentirsi più energici e più sicuri di sé. La musica ha la capacità di migliorare il tono dell'umore e di aumentare lo stato di vigilanza. Inoltre può facilitare la concentrazione sui movimenti da eseguire negli allenamenti. Il ritmo e la melodia della musica sono in grado anche di modulare ed armonizzare l'attività fisica.
La differenza sul tipo di musica da ascoltare per allenarsi o per concentrarsi prima di una gara è però quasi sempre soggettiva. Ma è comunque accertato che ascoltare brani musicali durante l'allenamento o prima di una competizione, per chi fa sport a livello agonistico, porta a migliorare la performance in gara, poiché la musica aiuterebbe ad aumentare la velocità degli esercizi e addirittura anche la resistenza alla fatica, la resistenza allo sforzo e una diminuzione della percezione addirittura anche del dolore. Altre scoperte recenti hanno anche dimostrato che la musica ha un ruolo positivo nel recupero metabolico dallo stress, nella motilità gastrica ed intestinale e nella riduzione del livello d'ansia, con un effetto protettivo del sistema cardiovascolare. Cioè è possibile, grazie alla stimolazione della regione cerebrale incaricata alla pianificazione e nell'esecuzione dei movimenti. Grazie all'attività del corpo insieme a quella musicale, si attivano le cortecce visive di entrambi gli emisferi cerebrali e può quindi questo aiutare la coordinazione e la motricità del corpo. E poi l'ascolto del ritmo, delle melodie, dei brani. Possono avere effetti positivi anche sulla concentrazione. Quindi, ognuno ha una preferenza personale rispetto alla musica da ascoltare per agevolare la propria performance, prima di un allenamento, prima di una camminata, durante l'allenamento, durante una camminata o prima di un'attività agonistica. Ma ci sono alcune melodie e ritmi che più di altri aiutano maggiormente. Infatti, le canzoni ideali per l'allenamento da moderato ad intenso sono quelle che hanno da 120 a 140 battute al minuto. È un esempio di pezzi di questo tipo, lo possiamo ritrovare in Don't Stop Me Now dei Queen, o Dancing Queen degli ABBA, o ancora Eye of Tiger dei Survivor, che è la colonna sonora di Rocky. La melodia dunque può attivare stati positivi come il vigore, la felicità, l'eccitamento e può ridurre sensazioni negative come ansia, tensione, tristezza, rabbia o fatica. Infine, possiamo dire che la musica, se utilizzata in maniera efficace, può contribuire al benessere psicologico e quindi ad aumentare la consapevolezza di sé, migliorare la gestione delle proprie emozioni. Aumentare la motivazione per migliorare la preparazione mentale per qualunque tipo di performance. Bene, anche per oggi la nostra tappa finisce qui e non mi resta che salutarvi ed invitarvi alla prossima tappa. E ricordate, finisce bene quel che comincia male. Grazie per l'ascolto. Alla prossima!